Cosa sta succedendo? No ragazzi, mi sa che ho fatto una stronzata, il computer sta morendo. Oggi siamo dinanzi a uno scontro epico. E ciao a tutti ragazzi, qui è Meme che vi parla. Quest'oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video. Perché, da come avete letto dal titolo, quest'oggi siamo in una battaglia epica tra virus e antivirus. Quest'oggi siamo nuovamente tornati a distruggere nuovamente questo computer, che se non lo distruggo io oggi probabilmente si suicida per la prossima volta. Perché signori, oggi, da come avete letto dal titolo, siamo qua per andare a far scontrare virus e antivirus, uno scontro all'ultimo sangue. Siamo quindi sul desktop col PC appena formattato e io vi ripeto, come tutte le volte, che questa non è una macchina virtuale, bensì è questo computer che oggi andremo a disinfettare. E l'obiettivo di oggi è appunto quello di andare a installare 100 virus tutti su questo computer e poi andare a scaricare un antivirus a pagamento per vedere se l'antivirus riesce a sconfiggere 100 virus. Io sono la prima persona che non usa antivirus, perché appunto uso quello di Windows base, e qui ho pure disabilitato, così proprio oggi mandiamo tutto a punto. È proprio quello che ci vuole. E signori, se volete vedere in un prossimo video 1000 virus contro gli antivirus, lasciate un like adesso e arriviamo a 10.000 mi piace. Detto questo, io direi che adesso è il momento. Abbiamo parlato fin troppo, è ora di andare a scaricare. Allora, prima cosa da fare, io tutti gli altri episodi li ho sempre fatti su Edge. Oggi cambiamo, scarichiamo Chrome. Scarica. Installiamo il browser meno sicuro della storia. Sto installando Chrome perché se Edge ti mette al sicuro da quei siti pericolosi, Chrome proprio mai installa. Che cazzo vuoi? Cioè Chrome i virus te li tira proprio addosso. Oh, eccoci qua. Da cosa partiamo? Ci sono i giochi craccati che sono sempre una meraviglia. Crack PC Games. Vediamo di aprire un po' di siti scam. Oh, quanti bei. Mi sembravano due tette enormi. Oh, anche quest'altro sito, va che bello. Vabbè, la connessione non è privata. Dai, andiamo, che ne abbiamo tanti da installare oggi. Sale l'estensione Skip the Ads. Aggiungi estensione e il primo virus ce l'abbiamo, ragazzi. PC Games vuole mostrare le notifiche. Consenti, e siamo a due. Sistema è minacciato. Oh mio Dio. Installa subito l'antivirus gratuito. Certo che lo installo l'antivirus gratuito. Se dovevo installare un antivirus, adesso ne ho ben due. Totalav, installiamo. Totalav setup, installiamo. Totalav, siamo a tre. Ecco il nemico della prostatite, della minizione più frequente. Ma che cazzo? Abbiamo due notifiche, anche installa di blocco. Ma si è aperto qua in basso. Cos'è sta pagina? Come la dovrei prendere io? Ma dove cazzo sono finito? Un'altra estensione si è aperta. Avrò 87 AD blocker io su sto computer. Prossimo. C'è qualche partita adesso? Credo, giovedì. Ci sarà qualche squadra dell'Arabia Saudita che sta giocando. Vediamo se riesco a beccarmi qualche virus da siti per craccare le partite. Beh, adesso non ce ne sono di partite, però proviamo ad aprirne uno così a caso. Adblock Pro. Un altro Adblocker. Sto installando Adblocker su Adblocker su Adblocker. Fai clic su consenti per mostrare le notifiche. Consenti. Consentiamo altre notifiche che non fanno mai male. Consentiamo ancora altre notifiche. Consentiamo ancora. Cioè, raga, questo è ogni volta che clicco è una pubblicità. Ogni volta che clicco. Ma no, ma scusa. Carica tutto. Totalav, McAfee, Avira. Ragazzi, guardate che roba. Ditemi se non sono scam. Oltre al online desktop fans.online vuole mostrare notifiche. Sembra sicuro. Consenti. Questo vuole mostrare. Consenti. Per farvi vedere quanto sono scam, rendetevi conto che il sito di McAfee e il sito di Avira sono letteralmente fotocopiati. Copiati. Overwatch 2 crack download. Overwatch 2 è gratis, quindi se esce qualcosa bellissimo. Come faccio a craccare un gioco gratis? No, ma questo è clamoroso, ragazzi. Download. Poi con questo bel bottone Overwatch 2 setup.exe. Io ripeto, Overwatch 2 è un gioco gratis. Cos'è sto setup qua? Protetto da Wii. Sarà sicuro. Io voglio installare Overwatch. E cioè, andiamo. Madonna, cos'è sta cosa? Mi sta installando tutto tranne che Overwatch. Avanti. Cosa cazzo è? 50 giga. Craccare un gioco gratis è il next level comunque. Download. Cos'è sta roba russa? Perché si è aperto un sito russo? Sentiamo le notifiche del sito russo, sarà sicuro. Vital Scanner vuole. Madonna, io allora arriveranno tante di quelle notifiche clamorose. Ma perché c'è un culo? Io direi di andare su virus un po' più precisi. Bonzi, batti, download. Yeah, Bonzi. Perché non parte il download di Bonzi? Madonna santa, sto sito cos'è? Download. Bonzibuddy.exe. Poi Butterfly on desktop. Bonzibuddy potrebbe essere pericoloso.
Non si sa come mai. Fonzi.exe. Scarichiamo anche le farfalle. Cosa si sta aprendo qua? Yes. Oddio, ma cos'è sta roba? Yes. Butterfly on desktop. Installiamo anche questo. Oh, che bello, abbiamo anche le farfalle. Yeah, abbiamo Bonzi. Salutate Bonzi nei commenti, ragazzi. Nome: tua madre. Numero di farfalle all'avvio: 35. Che cazzo è sta cosa che è spawnata? Cos'è? Clippy download. Scarichiamo anche Clippy, perché solo Bonzi Buddy non basta. Poi Bonzi si sente solo. Potrebbe essere pericoloso. Anzi, Abemus Clippy. All guys crack download. Ormai ce l'ho nel cuore io la cosa di andare a craccare Fall Guys. Download file. Cos'è sta roba? Mod. Cosa cazzo sta aprendo? Oh. Opera GX. Download. Mod.zip. Cos'è questa cosa? Ragazzi, questa è la cosa meno sicura del mondo. Cioè, queste praticamente sono le mod di Fall Guys. Ah, ci spiegano come installarlo. Disabilita il tuo antivirus. Installa. Non si sa cosa sta facendo. So solo che il computer sta diventando un jet aerospaziale con le ventole. Fall Guys craccato.zip. Mamma mia, sto sito cos'è? Scarica Fall Guys. Scarica Fall Guys. Scarichiamo Fall Guys. Fall Guys Ultimate Knockout.exe. Sembra sicuro, ragazzi. Software installation. Sarà Fall Guys vero? Oh. Di file setup. McAfee, ma sì, ficcamelo dentro. Opera, ficcamelo dentro. Che cazzo è sta roba? Ficcamela dentro. Sto scaricando Kodi. Io volevo Fall Guys, ma va bene, anche Kodi. Press allow to download. Consenti. Ancora notifiche. Ha finito. Installa. Download now. Oh sì, sito non sicuro. Visita lo stesso. Link per scaricarlo. Copriamo il link e incolliamolo. Main file password 1234.rar. Cos'è sta roba? Cos'è che devo installare? Fall Guys. Questo sembra proprio Fall Guys. Probabilmente adesso che l'ho avviato il computer mi... Ecco. È sparito, ragazzi, magicamente. Mi piace provare a scaricare Fall Guys, perché tutte le volte esplode il computer. Madonna, cos'è sto bottone qua? Scarica Fall Guys Ultimate Knockout.exe. Ragazzi, ho come l'impressione di averlo già visto questo setup. Installa. Download. Ci sono tanti di quei siti per scaricare Fall Guys. Download. Senti. Oh madonna, cos'è sta cosa? Installa tutto. Accesso da nuovo IP. Cos'è? Il tuo dispositivo è stato danneggiato. Oh mio Dio. Il tuo Chrome. Cosa vuol dire? Vabbè, è stato danneggiato da 13 malware. Lisci il mio dispositivo. Consenti le notifiche. Il tuo dispositivo potrebbe avere problemi di sicurezza. Consentiamo di nuovo. Metti la carta di credito. Bookmark drop, accetta e continua. Visto che da internet ho scaricato tutto lo scaricabile, siamo alle maniere forti. Malware database master. Ragazzi, qua dentro c'è una quantità di virus fuori di testa. Questo, signori, è il pacchetto fatto da Enderman. Dal suo interno ha una marea di virus. Perché non installarne qualcuno? Io installo un po' di roba così a sentimento. Trojan, you are an idiot. Fake activation mi ispira. Acceri levate. Ma come? Ma è disabilitato Defender. One eternity later. Posso installarlo adesso? Sì. Free YouTube Downloader. Ah, questo è per scaricare i video. Free YouTube Downloader adesso è sul desktop. You are an idiot distruggeva il computer. Madonna sta roba. You are an idiot. Devi attivare Windows per continuare a usarlo. Ma che cazzo? Ma che cos'è? Guarda sta roba. Cosa sta succedendo? No ragazzi, mi sa che ho fatto una stronzata. Il computer sta morendo. Sta roba non si chiude più. Ragazzi, mi sa che ho fatto una cazzata. Chiudi ste cose. Ma da dove erano spawnate quelle robe lì? Anche qua installiamo un po' di roba a caso. Questo. Andiamo anche qua a sentimento. Ma perché spariscono sempre tutti? Se 2011. Basta, attiva Windows. PC Defender V2. Installa Win7 Recovery. Installiamo anche questo. Adobe Flash Player.exe. Ma Flash Player non esiste più. Ragazzi, sta per morire tutto. Io non so manco cosa stai installando ormai. Passiamo a qualche ransomware. No more ransom. Io non so cosa sia. Ehi, sei stato hackerato? PowerPoint. Questo lo installerebbe la mia prof. PowerPoint. Installiamo PowerPoint. Ragazzi, che cazzo è successo? No, non mi dire che mi è esploso tutto e che devo rifare tutto da capo, perché tiro già di quei bestemmioni. Ma cosa è successo? Io non so che cosa abbia messo sul computer. Cosa? Oh. Che cazzo sta succedendo? Ragazzi, è lo schermo che sta iniziando a glitchare tutto, santo Dio. Nope. Perché mi chiude le app in automatico? Non funziona più niente. Mi chiude le app. Direi che di roba ne ho installata. Basta. Perché?
perché non funziona più internet? Se io vado a riavviare il computer. Ragazzi, cosa cazzo sta succedendo? No, mi è sparito tutto. Mi è sparito tutto. Ho disintegrato veramente il computer. C'è da vedere se adesso l'antivirus può funzionare. Ma non ci sono più le app. Devo installare su una chiavetta il setup di Malwarebytes per vedere se riesce a resuscitarmi il PC. Non so nemmeno se sta roba possa funzionare. Allora, fin qua funziona. Malwarebytes setup. Benvenuto nell'installazione. Si chiude, raga, non è possibile. Installa. Se installa velocemente e non si chiude. Ragazzi, è impossibile. Malwarebytes non lo installa. La mia unica opzione è defendere. Defendere è la mia unica speranza. Vediamo cosa succede. Avvia analisi. Ragazzi, Defender ha finito. E ha trovato 5 virus. Non credo funzioni molto bene Defender. Sono state rilevate delle minacce. Riavviare il dispositivo per rimuoverle. Riavviamo il dispositivo. Oh, ma sapete che qualcosa forse l'ha tolto? Posso installare Malwarebytes. La cartella è vuota. Ragazzi, mi ha eliminato tutto. Posso installare Malwarebytes almeno adesso. Installazione riuscita. Malwarebytes si è aperto, non ci credo. Scansiona. Attenzione ragazzi, è partito. Ha analizzato 20 elementi. Ha già trovato un virus. Fantastico. 13, tutti debotto. 16, 23. Il fatto è che lui sta solo rilevando cosa c'è installato sul computer. Perché poi ci sono tutte le estensioni, tutte le cose. 29 rilevamenti. Malwarebytes ha trovato tutta sta roba. Ha trovato Poop, Trojan, Hijack. Vediamo adesso se Malwarebytes riesce a risolvere tutto questo casino. Prima, signori, però vi chiedo di lasciare un like adesso per supportare questa mia follia. E arriviamo a 10.000 mi piace se volete vedere 1.000 virus contro gli antivirus. Quarantena. Tutti gli elementi sono stati rimossi con successo. Vuoi riavviare il computer? Sì. Vediamo se Malwarebytes è riuscito a risolvere tutto. Allora, le farfalle non le ha tolte, sono spawnate ancora. Ma funzionano le app? Edge si apre. Vuoi dirmi che c'è riuscito? Malwarebytes e Defender mi hanno resuscitato il PC. Oh raga, ma sapete che non ci sono più i virus di prima? E soprattutto adesso le applicazioni si aprono. E ora funziona. Mi ha resuscitato il computer. Non ci credo. Signori, quindi se volete vedere cosa succede se si installano 1.000 virus su un computer, lasciate un like adesso. E detto questo, signori, come sempre aggiungerei nient'altro. E noi ci becchiamo al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi.